registro. Ok. Allora, Blecchino, mi fai una cortesia, sì, una gentilezza? Puoi andare a vedere, sì, un attimo con la gente? No, perché mi sa che devi essere una persona molto... Se vedo un ruolo, capisco che lo sbirro, la faccia da sbirro qui. Fatti un giro lì nel circondariato, vedi che movimento c'è? Sì. Se vuole le faccio vedere come spaccio io, che è più... Non si preoccupi, dai. No, perché tu se scappi stavolta non che ti prende l'ergastolo, io ti posso accompagnare. Allora, andiamo, fai una cosa, facciamo una cosa, prendi una volante, lo carichiamo dietro, tante pietre sono oscurate, okay, nessuno lo vede, andiamo, e ci porta, vieni, okay, vai avanti, vai. Superman, andiamo. Ho bisogno, di una canna di quelle là, normali. No, non ti facciamo spacciare a te. Tu adesso ce la passi a noi. Cioè adesso vediamo. Non lo so se riuscite voi. Vai avanti. Vai. Che lo vedo che ti sbirro. Dove va? Ah, qua, giusto. No, sì. Portati una canna, cazzo. Che se no così almeno lo testi. Capisci che è vero quello che ti sto dicendo. Intanto portaci sul posto e poi. Vai avanti. Dai. Okay, agente. Cazzo. Qua. Allora, salga dietro. Apri la porta gentilmente. Io apro la porta. Aspetta. Ok, ti apro la porta. Do l'altra. Ecco qua. Vieni. Sali. Qui è stato lo scappo. E non ce la danzava. Ah, sì. Non ce la fa la gente. Quanti siamo qua dentro? In quattro. Quattro. Allora, senza. Ma c'è graffia alla pancia, però. Sì, vedo, però senza l'arbero non riesco a farlo, capito? Non. Qualcuno ha della roba che gli abbiamo sequestrato? Ce l'ho io. No, io no. Aspetta. Ce l'ho io. Ok, ma. No, non accendere le sirene, Sara. Vuoi che Dori ci metta il ragazzo? No, fallo. Mi serve la carta già girata, che sennò non riesco a fare niente. Un banana push joint. No, quella bianca. La cartina. C'è le cartine lunghe? Ma il cartone lungo ce l'hai addosso tu? Ah, ce l'ho addosso? Sì. Allora posso dammi una cosa d'erba che ti mostro come la giro e la spalla. A fumare. No, te la fumo. Magari una poi te la fumo dopo. Ecco, tieni. Ok, portami dal campetto che ti faccio vedere. Devo entrare dentro? Sì, entra dentro. Ok. E fare tutto il giro a sinistra. Praticamente l'ultima volta ho visto un baller qua viola che accostava. Cioè di fronte alla nostra centrale, incredibile. Sì, cazzo, qui accanto. Non molto intelligenti, vedo. Sono nella zona di spagna. Boh, non entrare. Occhio. Vai. L'ultima volta li erano messi proprio davanti a noi quel baller, Vediamo. Mi apri la porta. Allora. Te l'ho aperto. Mi metto qui, cos'è vero? Sapete che non scappo, va bene, mi metto qua in mezzo. Sara, è da mangiare? Mi togliete le manette, così vi faccio vedere. C'è crampi. Anche io l'aspetto. Allora. È da mangiare, Larry? Sì. Posso prenderlo? Sì, vabbè, li prendo le manette, così vi faccio vedere come giro. No, non ce l'ha, Hai da bere. Vediamo, se... Allora... Passamela a me, dimmi dove devo bussare. Ok, allora, vedi, c'è la droga, quindi adesso faccio così e inizio a girare. Ci metto 15 secondi, cazzo, aspetta, guarda. Do la cartina. Prima che la grindo, cazzo. Vedi qua che c'è un grinder sempre dietro. Ecco, chiudo la carta. Ma il taser non ce l'hai, non c'è bisogno di una normalità. Sì. E voilà, cazzo, guarda che bel cantone che ti ho fatto, guarda, cazzo, è bellissimo, porca puttana. Ok, a chi devo bussare adesso? Ok, dammi a me, guarda, ti faccio vedere come chiamo la gente. Vieni, ridammi la carta, per favore. Come ci dobbiamo appostare? Ah, sì, nascondetevi là dietro. No, non ci nascondiamo. Tu bussa. Bussa. E me ci vedono, scappano. Sì, cazzo, se mi vedono, scappano. Vi mettete qua dietro. Ma anche se dietro il bagno ci possiamo mettere. Ho
Henry, non ci prendere per il culo, eh. Coglioni, venite, che sono, cioè, sono pieno di erba, stronzi, venite. Ok, cazzo, cazzo, ne sento uno, sta arrivando. Ok, arriva, là in fondo, l'ho visto, cazzo, mi ha fatto il cento, sta camminando. Di solito sono sempre molto lente ad arrivare, comunque mi arrivo, vi faccio vedere. Ho capito sono tutto. Io che ci vado incontro. Comunque venite. Vabbè, ho capito tutto. Mettete ammanettatelo, dai. Aspetta, cazzo, gli metto sì, l'arma. Sì, no, non ti preoccupare. No, non gli prendere nulla. Fermo lì. Faccio così all'arresti, cazzo. Faccio vedere. Ma tanto è qui lo stronzo. Sta arrivando. Ora lo vedi che sarebbe qua la discesa. Ecco, vedi quel figlio di puttana, cazzo. Facciamo allontanare il signore. Vabbè, mettigli le manette, Blacchino. A posto. Ho capito tutto. Ma non posso infuovarmi la canna. Perfetto, cazzo. Io me la fumo uguale. Signore, la smetta, dovrò spararla. Signore, andiamo. È fatto. Andiamo. No, non sparate, è fatto. È strafatto, è fattissimo. Scappate, è un aliero. Che puttana, me l'ha detto, ragazzi. Ma dai, è tornato vivo. Sono Superman. Che cazzo nero quello? Ce l'ho con te, detective. Che cazzo? Poi andiamo. Che cazzo, hai capito che. Fermo. Vabbè, arrestatelo. Ma c'è come? Andiamo. Ah, c'è un pezzo di merda. Cinga. No, re, cazzo, andiamo. Soldi. Sali. Mamma dei soldi, cazzo. Andiamo. No, e ho detto, sono tutte cazzate. Andiamo, fai partire sta macchina. Corri. Ma non riesci a far partire sta macchina. Guarda, ragazzi, uccidete lì. Fatemi la vita, porca puttana. Andiamo, no, sono io, dai. Ho bucato la gomma, scappa. Vai. Non posso salire. Ma non cambiare le vile. Via. Ho fatto una gomma. E vaffanculo. Che cazzo, ma scusate, non ci niente, questi. Poi questi non mi comprano più niente, Dai, sali. Oh. Occhio. Vai, andiamo. Sali. Ancora incazzato nero su qua dietro in centrale, te lo dico io, dietro in centrale di tabatta di botte. È colpa di tossici. Non si fuma, ragazzi. Cazzo, aiutami, porca puttana. Te ne vai, io no. Questo è un omicidio, porca puttana. No, quello abbiamo pure bucato. Chiusa in porta, cazzo, non sente niente. Andiamo dalla parte di sotto, va, che facciamo prima. È durissimo questo. Occhio di sera, non me l'aspettavo una cosa del genere. Questa cosa sfumano. Bene che la posi la macchina, non c'è la bomba. Sì, infatti, vabbè, scendete che la parcheggio. Chiedo chi l'abbia bucata, veramente, non lo so. C'è più nessuno? Non mi stai vicino. No, bravo, io ti odio. Ma poi non dico più niente, stronzo. Aspetta un attimo. Che qua, se no. Perché troia. Vedere se c'è qualcosa da mangiare. Non c'è un cazzo da mangiare. Niente. È tornato? Va bene, dai. Dov'è? Qua. Ah, posto. Aspetta un attimo che arrivo. Sì, dimmi. Aspetta. Dimmi, chi è che mi ha chiamato? Ditemi. Lei per caso c'ha un panino? Sono andato in garage apposta, ma è tutto scaduto, tutta roba tutto scaduta. Finito, è tutto scaduto, tutto finito. Porca miseria. Dimmi un attimo, ti devo mostrare una cosa comunque. Allora, dimmi tutto. Ma guarda, quello è un quadrocato, ma metti i soldi in tasca, sono $600. Bravissimo, vero? Sì, l'ho messo io.
tossico. Il tossico gli ha messo. Levagli quei soldi, levagli tutto. Allora, vieni qua, fammi prendere questi. La registrazione riprende alle 17:39. Sequestriamo i soldi. Il signor Larry ha collaborato, quindi diciamo che facciamo uno sconto di pena, ma dovrà scontare un po' di prigione, è quello che dovrà fare, o se no cosa dicono i tuoi? Anche perché allora d'ora in poi Larry, d'ora in poi tu sarai i nostri occhi e le nostre orecchie. Mi spiego? Tu dirai in che senso. Allora, un po' di prigione te la farai, magari il minimo. Però tu riporterai il signor Blecchino, a me, a altri agenti, quelli che siamo soltanto presenti all'interrogatorio, magari. Le informazioni del tuo ghetto, cosa si muove, se c'è carico d'armi, eccetera, eccetera. Tu dirai: no, perché mi uccide? No, perché non posso fare la spia. E invece no, perché altrimenti Blecchino, io lo conosco bene, lui farà girare la voce che tu ci hai detto dove spacciare. Ci hai detto tutto. Senso, se dicono roba in città, gira in 2 secondi. E quindi Blecchino, cioè, siccome lo posso frenare soltanto io, so che Blecchino è un agente della SWAT. No, stai fermo. Posa quel telefono, posa. Blecchino. Quale, aspetti, ma qual è il detective? Sì, io ti posso aiutare. Sì, come no? Cosa se c'è al bar del sud? Ok, ma c'è un altro detective con lei qua in città. No, come detective ci sono io, perché c'è un altro detective che si spaccia per me. Ma voglio dire una cosa importante, più che altro perché mi dispiace, cazzo. Che cosa? Dimmi. Sono tutti incazzati con lei, stanno progettando di rapirla. Chi? Chi? Non posso dirlo, cazzo, no, dimmelo. Larry, ti conviene dirla? Dopo questo Larry si trova. Ci stai aiutando, ti stiamo dando le attenuanti, ti stiamo aiutando. Allora, praticamente c'era la mia famiglia e quei merdi di merda. E praticamente l'unica cosa che c'è, che eravamo d'accordo, è che la polizia rompeva troppi coglioni a casa nostra. Cioè, mm-hmm. Eravate arrivati 5-8 della polizia. E allora, ma dove? Dal ghetto, cazzo, quindi... Ah, quel giorno, ok. Sì. Quindi dicevano, cazzo, hanno qualcosa su di noi, allora derappiamo quel cazzo di detective e gli chiediamo se c'è un fascicolo aperto su di noi. Perfetto, Larry. Hai un telefono in tasca, voglio vedere. No, me l'avete sequestrato ieri. Che... ieri? Tanto che io il telefono non lo uso mai, cazzo. No. Larry, il numero di... il PIN? Il PIN? Cazzo, sono fattissimo, non me lo ricordo. Larry, il PIN, allora lo faccio col Face ID. Va bene, 3300, stronzo. Ma non mi ha un nome per caso? Ehi, il Ballas. Chi è GB? GB è il vicio G. Chi invece K? Gli è passato $20,000, stronzo, dammi da fumare, cazzo alla pula. Capito. C'ho pure la foto di questo K, che brutto. Che cazzo, no, noi è lo G invece. Ah, ok, K quindi è lo G. Perché che usi il telefono con le robe bianche? Ti vai male da solo, Larry? Con le robe bianche. Quindi a qualcuno gli dà fastidio che vada a fare delle domande in giro. Però è il mio lavoro. Il boss deve spacciare, vabbè. No, gli dà fastidio che eravate venuti 50.000 in macchina, cazzo. Poi infatti volevano muovere guerra, cazzo. La prossima volta che ci vediamo, allora, qui dalle foto ci saranno dei video interessantissimi. Sì, una foto dove abbiamo il soggetto Larry che fa un selfie a Grove Street. Un'altra, ci sta Larry che entra al governo. Come vediamo se... Ah no, quello è coso. Ah, il ragazzo che si butta dal governo. Sì, cazzo, una... Invece l'altro carta. Video, vediamo un po'. Ci sa che uno che ti fa il pupino a un altro. Larry? Sì. Ok. Cazzo, non discutere, sono le mie cose private, stronzo. Ok. Ok, facevo finta che non l'ho visto. Cosa, ci sono cose sconce? Porca puttana, ci sono solo cose sconce. Se vuoi che avete voluto guardare sul mio telefono, ci metto quello che voglio io. Vabbè, allora, chi procede con l'arresto del signor Larry? Che
che poi ma vi facciamo, spi- ma facciamo che sono evaso. Ma no, lei deve aspettare. No. Ma perché se non capisco perché cosa ho parlato? Ieri abbiamo dovuto aspettare il procuratore per mandarlo a processo. Ok, allora scrivete un rapporto di servizio che comunque il signor Larry ha collaborato e in futuro collaborerà con noi. Okay, allora ma deve essere segretato. Superman, ok. Superman. Deve essere comunque un arresto segretato. Vieni a fargli il rapporto. Sì, ma no, ma lui però non possiamo arrestare. Facciamo solo il rapporto, lo facciamo attendere finché non c'è il procuratore. Che cazzo, porca puttana, ma non come? Io ho parlato perché tu sono figlio di puttana, allora. Comunque tutto bene quello che finisce bene, Larry. Mi raccomando. Ti tolgo il telefono, Larry, ti tolgo la batteria. Okay, ah, non ti venisse in testa di dire qualcosa per vantarti, nel senso che hai fatto finta di collaborare, anche perché, ripeto, Blecchino, se sparge la parola, credono più alla sua parola che alla tua. È Blecchino, non ho ancora capito. È il qui presente vicecomandante Blecchino. Quello è un figlio di puttana. Perché puttana, io non ti conoscevo, almeno non sapevo come cazzo ti chiamavi. Mi conoscevi, Larry? No, sapevo che cazzo eri di quelli di faccia, ma non di nome. Esatto. Guarda, sai che differenza passa tra te e lui? E lui è una merda, no, di sbirro. Che tu sei un criminale e lui pure. Però con la divisa. Come criminale? Ah sì, Larry. No, è dalla parte della giustizia, ma è come se fosse un criminale, quindi... È un criminale, sto sono qua. Sono più criminale di voi, Larry. Ha la faccia quindi... di uno che mi dà crustri. Io un criminale, sto qua. Mi ricordo di te, cazzo, ma te eri quello che mi chiamava i bambini. Sì, sì, eri il bullo dei Grove, me lo ricordo. Vabbè, lo lascio... Vabbè, lo lascio in mano a voi, dai. Io fategli dare il minimo, cioè parlate col procuratore, sì, spiegategli la situazione. Qualsiasi informazione... rapporto di questo che diciamo che ha collaborato, metti anche nel fascicolo il fatto che ha detto che qualcuno vuole rapirmi, non so se vuole okay. rapire me o vabbè. Allora intanto lo rapporto Larry, porto Larry in cella e aspettiamo il procuratore. Va bene, Larry, Larry. Ti daranno il minimo sicuramente perché stai collaborando, naturalmente quindi, sarà tutto no, però cerca di regare dritto. Poi ti aspetto un attimo qua. Una domanda, nella aspetta, sala di. Aspetta, dimmi. Cazzo. Dimmi. Ma ergastolano pure il mio amico, quello che era con me. Chi era quello che guidava il veicolo, no, quello che abbiamo fermato no, prima? No, un altro. È il tuo amico, anche lui andrà in processo, ma di lui non ne sappiamo ancora tanto. Non sappiamo, non l'ho interrogato, non ci ho parlato. Io ho parlato con te e ho visto che comunque hai aperto il tuo cuore. Quindi adesso. Ho parlato molto quello. Non aprire le tue chiappe in cella quando starai quei pochi mesi, capito? Apri soltanto il cuore. Dai, vai, portamelo via. Il tuo amico ha parlato molto di te, Larry. Larry, il tuo amico ha parlato molto. Beh, non è stato così difficile. Ci sei? Non ci sei. No, ho capito quello. Ecco, ora ti ero. Ecco, dove sei? Sì, aspetta. Ci sono. Sì, abbiamo avuto problemi di occhi. Io non vedo lui non vede me. Vai, prova a camminare tu. Ma io vi vedo tutte e due. Cazzo, però aspetta, posso devo parlare un secondo? Andiamo, ti accompagno. No, così. perché se te ricastoli lui. Io quando sono uscito ho detto cazzo, gli sbirri vogliono ricastolarmi, vogliono ricastolarci entrambi per tutta quell'arma che avevamo. Però se vedono che ricastolano solo lui, non beh, capiscono che possiamo dire che a te ne abbiamo trovata di meno perché tu l'avevi buttata, capisci? E non abbiamo trovato. Sì, però loro cazzo mi hanno visto che gli ho detto cazzo sono un cazzo di latitante, quindi si fanno le domande. Quindi a lui non dovete ricastolarlo, che se no finisce male, piuttosto mi fate vero. Non lo ricastolate mi fate proprio il vivo come avevamo fatto io. Però lui non lo dovete ricastolare, cazzo, che se no veramente finisce male la nostra... Adesso vediamo. Ma dov'è l'altro tizio? Non lo sappiamo. Ok, vabbè, intanto lo accompagniamo. Comunque quello di ieri gli ho detto praticamente ed è il civico 137 che gli ho detto di dire strozzate. Ieri ci siamo messi proprio lì a tavolino quando non c'erano più sbirri, gli ho detto questo, quello, di l'altro, di su, quindi di là una marea di strozzate. Mm-hmm.
Nel caso. Ma a te pensi, Larry, che noi queste robe non le sappiamo che cosa gli hai detto? Che è tutto sorvegliato, tutto registrato. Che veramente, Larry, detto che non c'erano delle camere con gli strozzi. Dai, vai, dove è la sua camera da letto? Questa. No, questa non mi piace, da quando non c'è nessuno, voglio entrare in questa, ti prego. Vabbè, accontentiamolo, eh. Ah, ok, questo, così guardi il panorama, vedi, c'è, si vede anche il mare, si vede. Procuratore, stronzate bandere, dove, quanto cazzo arriva? Bella domanda. Porca puttana, stronzi, che faccio io? Ah, da mangiare, da bere, ce l'hai? No, non ce l'abbiamo. Si possono togliere le manette, no. Girati, vediamo. Abbiamo tolto le manette e oggi ha aggredito pure la gente, quindi è meglio evitare. No, dentro. Ma come evitare che è stato collaborativo? Sopra una casa. Da dentro era, non era manettato e ha aggredito la gente. E allora al momento. Al momento lasciamo la manettata. Comunque, allora adesso dobbiamo fare un rapporto. Dove il signor Larry ha messo pure che stanno cercando il signor detective per aprirlo. Sì, ma la parte più importante comunque al 351 c'è la zona di spaccio. Sono i Ballas e loro spacciano. Abitano a Grove Street al 114. Detective, vieni un attimo, porca puttana. Dimmi. Sai come vogliono rapirti? Portano sull'elicottero, così almeno magari arrivano le pattuglie, vedono il GPS, però vedono che magari pensano che sei per terra, cazzo, che non lo vedono in altezza il GPS, quindi dicono cazzo. E chi lo fornisce l'elicottero? In realtà se c'è un elicottero e ti minacciano, e se dici, e se non dici quello che vogliono sentire ti lanciano, quindi portate anche un paracadute in caso. Vabbè, sarà. E ha detto che se c'è il GPS sono puttane, ti tagliano qualche braccio, qualcosa, tipo la gamba, il pisello, lo so, te lo cercano perché non si sentono convinti, quindi diventano un sassicciotto. E tutto questo per che cosa? Per sapere se c'è, ci sono delle indagini, più che altro perché mandano continuamente la polizia qui e allora si è parlato durante un incontro, gente importante. Ma secondo te... Adesso no, lo dico a te, no? È quello che è stato arrestato. Una volta che voi siete dentro, è normale che ci siano delle indagini contro di voi. E infatti volevano sapere questo. E hanno detto che se non ci riusciamo noi come gang ci pensano lì più in alto e loro sono più pericolosi. Dicono che se ci occupiamo noi perché se ci... Scusa, signor Larry, chi c'è più in alto? Occupano loro, aumentano il livello di danno. E chi è più alto, appunto? Chi è più in alto di loro? Non lo so, ragazzi, non mi ricordo che cazzo si chiama. Non lo so, forse se c'è lo sconto di pena me lo ricordo. Lo sconto di pena te lo diamo, tu poi se ci fai un nome. E allora basta che mi fai uscire qui. Ah, qui, va bene. Dammi un nome. Però appena te lo dico no, ma deve essere... Allora, prima di questo devo verificare che è attendibile, che sei attendibile. Mi puoi dire pure che... l'agente Blecchino è quello più in alto, ma deve essere attendibile la cosa, quindi il nome, innanzitutto dammi il nome. Allora, il campo l'abbiamo scoperto, quindi d'ora in poi quel campo teniamolo sott'occhio e nessuno saprà che ce l'hai detto tu dove si spaccia. E tanto sospettavano che la polizia lo sapesse, però non lo sapevate, meglio. Ok, allora il nome? Questo nome? È un imprenditore, per caso? Lo dico solo se mi lasci immediatamente. È un imprenditore? Non lo so che cazzo fa. No, so che è un gangster ed è molto famoso. Non si veste né di viola né di pivante né di cosa. Vabbè, dico, cazzate, cazzate. Sono cazzate, dai. Sono cazzate. Dico dove cazzo è casa sua. Pure. Dove abita? Aspetta, cazzo. Non so se dirtelo perché tanto te non mi lasci libero. Tu dimmelo, io mi accerto che sia vero e poi... Ok, vabbè, cazzo, allora, ieri praticamente c'è stata una festa al 565, il ragazzo si chiama Curtis. Curtis? Sì, Curtis. Il signor Curtis. Sì. Tu lo conosci, Blecchi? Sì, ieri eravamo lì, che è successo è il bordello lì, sì, quindi, che avete Brown, arrestato con la pisellina vestita di verde. Ascolta, Brown, quindi mi confermi e dimmi il civico 565, dove c'era la festa ieri. Ok, questa persona che sta sopra di voi si chiama? Curtis.
Che cazzo, mi sono messo nei casini, porca troia. No, tu non ti sei messo nei casini, non ti preoccupare. Allora lasciatemi libero. 565, ok. Ragazzo, no, guarda, guarda che se ti lasciamo libero in questo momento può essere anche più rischioso per te. Ah, no, non è rischioso, fidati, lasciami. Tu no, hai collaborato e nel rapporto verrà ammesso comunque. C'è fornito, io voglio andare bene adesso, c'hai cazzo, fornito delle smetto di parlare, cazzo, c'ho altre cose da dire, però smetto di parlare. La prossima volta che ci vediamo. Ma dille, bravo. È solo migliorando la situazione, continua così. Ma non mi lasci andare, cazzo, non sto migliorando un cazzo. Mi state solo prendendo per il culo voi. No, Brown, allora forse non è chiaro. Lei dovrà andare a un processo. In questo processo il rapporto che scriveremo noi sarà fondamentale per la sua scagionazione oppure per mandarla all'ergastolo, capisci? Tu capisci che se ti rilasciamo in questo momento senza mandarti a processo come da prassi e ti inchiappettano a sangue, ti buttano a te da un elicottero. Pronto le spide. Lo capisci questo? Parla, fidati, è meglio che parli, così noi mettiamo nel rapporto tutto quello che hai scritto. Va bene, Larry, testimonierò io, testimonierò io che comunque ci hai dato un supporto. E ti dico, testimonia un detective e il vice capo della polizia, quindi voglio dire. Ok, va bene, vi dico quest'ultima cosa, poi vaffanculo, ok? Curtis, questo qui vende le pistole. Che noi, la gente, tipo per esempio alla festa, era venuto un ragazzo, mi ha chiesto al mio capo se gli poteva vendere una pistola, e allora lui che ha fatto? Ha chiesto... Allora ha detto, ah sì, vieni nel ghetto. Dopo la festa sono presi questi ragazzi. Questi ragazzi sono andati lì, ha detto, ce l'avete la pistola? No, adesso arriva il fornitore. Dove è arrivato? Curtis. Ma Curtis non era direttamente lui in casa. Curtis fa quindi tu mi stai dicendo lui. Che Curtis ha venduto una pistola al tuo capo. Che pistola? No, non l'ha venduta lui direttamente. Cioè in realtà vendiamo noi, però facciamo da tramite. Okay. Curtis tramite. E che pistola era? Oddio cazzo. Allora se non sbaglio lui ci vende l'SNS. L'SNS. Però ho visto che in città gira anche un revolver che prende per il cibo. Ok, quello che cercavamo era... Uccide una persona con due colpi, però alcune volte farlo anche il colpo. Era quello che cercavo. Io comunque sto è tutto registrato. Attenzione, ripeto, le tue informazioni sono state molto utili al momento. L'unica cosa che dobbiamo verificare naturalmente con le indagini, con la dovuta cautela, perché non possiamo andare nemmeno a mandato di perquisizione. In questo momento ci basiamo solo su quello che tu ci hai detto. Adesso dovremmo verificare. Comunque, tenendo conto di questo e della collaborazione, del fatto che ci ha fatto trovare il campo, quando ci sarà il processo testimonierò a tuo favore. Sei io che il vice comandante. Si presentano tutti al mio processo. Sarà un processo a porte chiuse. Dopodiché non faremo un processo, perché comunque sei un testimone e nessuno deve sapere che hai testimoniato, che ci hai dato questa informazione. Altrimenti, ti ritroviamo dentro un sacco della spazzatura, quindi io questo non lo voglio. Ma manco lo strozzo lì che era con me deve saperlo. Assolutamente, nessuno. Agenti, mi raccomando, questa cosa non deve uscire da qua dentro. Sicuro? Quindi... Al momento ti auguro in bocca al lupo, dai. Andiamo un attimo su. Che cazzo, quindi un cazzo, rimango qui come uno stronzo. Ci sei? Ci sei? Oh, quanto parla, mal di testa fa venire. Comunque, se appuriamo che... Allora, io... Allora, ieri io e la ragazza che era avanti, Sara, e il suo ragazzo, cioè BR... eravamo a fare, diciamo, dei pattugliamenti finché non abbiamo formato una macchina. È finito il pattugliamento a macchina, ci stavamo andando via per questa strada. In quella casa sono uscite circa 50 persone, tutte mascherate. O vestite di viola. Abbassiamo la voce, verdi. Mettiamoci un po' da qualche parte dentro il garage qua. Che cosa c'è qua? Ok, attenzione. Ah, ok, sei tu. Certo. Ah no, così. Dicevi? Cioè, vestite tutte le persone, tutte mascherate, o vestite di viola, o verde, o completamente nere. Quando siamo arrivati lì, abbiamo visto subito una ragazza
che prendeva ammazzate un'altra persona, che da lì siamo intervenuti, abbiamo fatto l'arresto, però l'abbiamo lasciato andare perché c'è stata anche lei utile, diciamo. Infatti siamo ritornati in quella casa sempre con la presunta assassina in quella casa, dove, vabbè, è una rissa pure... beh, più che una rissa, vabbè. Ci ha portato in quella casa, ci ha dato il numero di signor Curtis, che è arrivato in persona a parlare con noi. E niente, però infatti sappiamo... Ma comunque, se è vero, abbiamo fatto una svolta, perché io stavo indagando, sì, appunto sul traffico d'armi e su quel revolver. Sì, no, perché nella casa di Curtis c'era tantissima gente. Ok, è ma veramente una tanta persona come lui non conta. Cioè, tutti quelli del South erano a casa di Curtis. Sì, sì. Il ragazzo che ci ha detto che questo Curtis, diciamo, il loro fornitore, è il più in alto di loro. Io ti dico la verità, ci credo. Ci credi? Sì. Ok. Però non possiamo andare a gamba tesa. Mandato, perché ovvio. Allora, continuiamo con... facciamo finta di non sapere nulla, fate il rapporto al capitano Mark. Io domani e dopo non ci sarò perché sono al concerto di Metallica, purtroppo, e... no, okay. Capisci? Veramente sono al concerto di Metallica. Devo, beato, purtroppo. Beato, no, io invece non vorrei esserci, ma mi tocca. No, mi tocca, sono in servizio lì. Quindi. Quindi. Vabbè, ci sarò comunque giovedì pomeriggio e venerdì. Però fate il rapporto. Le indagini devono andare. Siamo qua verso il garage. Le indagini devono andare tranquille, cioè senza colpi di testa. Poi al momento opportuno, se troviamo le prove, ci serve un'altra persona che abbia la pistola e ci confessi. Quindi con due persone abbiamo fatto bingo. E questo Curtis ce lo prendiamo. In arresto abbiamo anche l'amico di questo qua, che abbiamo preso, sì, ieri, sì, sera. Cercate di capire cosa dice l'amico, perché mi sa che questo è mezzo idiota, però ci ha dato delle informazioni. Io qua c'ho un panino e sto morendo. Ma è vero che non abbiamo niente più su. Vado a fare il carico. No, ce n'ho solo. Ma vabbè, comunque. Comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro, cioè ci ha dato l'informazione, sappiamo attualmente dov'è il punto di spaccio, quindi qualsiasi veicolo cercate di farvi notare meno possibile. Appena vedete che qualche veicolo si parcheggia lì, qual è il punto di spaccio? Quello di fronte a noi. Io comunque ho fatto un bel avvio, che ci abbiamo pure lo scontro, okay, con bel avvio. Io ho idea. Dove vai? Per chi? Andiamo a fare la chiamata. Io penso che i primi giorni ci appostiamo là, magari su qualche tenda. No. Allora, niente appostamenti. Andate in pattuglia regolare. E invece di andare a 200 km orari, 300 km orari, andate come faccio io, piano piano, passate lì, cambiate strada, soprattutto nelle strade parallele. Vedete i movimenti che ci sono. Oppure vi parcheggiate non lì vicino, ma in un'altra strada dove potete... Avete un binocolo, io posso pure controllare e chiamare tramite binocolo. Non state fermi. Quello che mi raccomando, non state fermi. Girate piano. Se vedete movimenti sospetti, vi allontanate. Aspettate che loro scendono. Una volta che hanno venduto, li prendete. E soprattutto non fate cose avventate, cioè non decidete voi quando andare. Avvisate sempre, sì. Dovete avere una conferma da parte mia, del capo o di qualcun altro. Assolutamente, vabbè, il coordinatore poi delle volanti, sei tu, no? Perché una volta che ci sputtaniamo il punto, dobbiamo essere sicuri di prenderli quelli che... Assolutamente, assolutamente. Perché se per sbaglio uno si apposta e poi dopo non, cioè, viene preso quello lì va a dire a tutti quanti, raga, c'era la polizia, infatti. È finito. Cioè, quando è, dobbiamo arrivare lì e prenderli tutti. Non è che vedete una coppietta che si appalta lì e li blindate. No, non... cercate di capire com'è la situazione. Agite d'astuzia, ragazzi. Agite solamente d'astuzia. Voi andate in pattuglia normalmente. Tanto lì troveremo gli spacciatori come questo di qua, che è un poco di buono. Comunque, ripeto, ci ha dato delle informazioni veramente ottime. Quindi, questo Curtis, tu hai detto che lo conosci, Blecchino. Io da parte mia adesso informerò il numero. Informerò i miei informatori. Come fai ad avere tu i numeri di tutti? Ma porca miseria, l'ho detto io, perché? Che sei più delinquente tu che... Ho il numero di tutta la città. Porca miseria. Pieno, so.
Vabbè, comunque io... Non è un po' brutto che sto qua, ha glitchato tutto. Io dirò ai miei informatori di addrizzare le antenne e di cercare di contattare questo Curtis per delle armi. Sì, ho trovato il bandolo della matassa. Allora, senza sporcarci le mani noi, io ho due informatori che voi non conoscete, lo conosce soltanto Mark. Sono persone normali che girano in città, fanno lavoretti. Sì, non so chi li conosce. Io ok, perfetto. Sono persone particolari, comunque fanno dei lavoretti così. Adesso magari gli pagherò qualcosina per tenermeli buoni, ma tanto le informazioni me le danno. Uno tra l'altro mi ha appena mandato un messaggio che ha delle informazioni di poco conto da darmi, quindi cercherò di vedere se riescono a procurarsi un'arma. Li fornirò di microspie nel caso in cui fanno lo scambio con l'arma, vediamo quanto il prezzo che gli chiede e quant'altro, e abbiamo le prove materiali, scatta l'arresto, e qui la SWAT entra in gioco, naturalmente con mandati di perquisizione per l'abitazione, mandati di perquisizione per le auto, deve essere tutto in regola. Ci siamo? I mandati, a proposito di questa cosa, i mandati per mandare le persone al processo, qualcuno se ne sta occupando? Non lo so, il procuratore, ma dovete fare il rapporto al procuratore, no? No, sì, ma noi abbiamo già fatto tutto. Io adesso, da canto mio... No, ma l'ho spiegato Calloway che noi abbiamo già fatto il nostro lavoro, ora è il procuratore che deve si muovere. Sì, però dovete mettere nel rapporto, dovete mettere nel rapporto quello che è successo, l'informazione che ci ha dato. Questo, cioè, ragazzo sta aspettando il procuratore. Non gli diamo l'ergastolo a sto ragazzo, anche perché questo ci porterà delle altre informazioni, ne sono sicuro. Perché si caga sotto, ha paura che noi spifferiamo che lui ha parlato, cosa che non faremmo mai, perché sennò ce lo ritroveremmo sulla coscienza. Però facciamogli credere che noi siamo disposti a spifferare, che lui ci ha spifferato, scusate il gioco di parole. E quindi lo teniamo per le palle, insomma. Io adesso, comunque, tutta la conversazione che c'è stata la pubblicherò sul nostro... e poi vi girerò in modo che, se mancano nomi, mancano alcuni elementi, potete visionarlo, ok? Perché non ho gli occhietti viola, ma lo pubblico da un'altra parte. Cioè lo metto... Ok, vabbè. Niente, detto questo, ottimo lavoro, ragazzi. Vedete se riuscite ad accelerare i tempi per il procuratore e mandate questo ragazzo a casa, perché a noi non ci serve dentro, cioè dentro la prigione, ma ci serve più fuori che dentro. Sì, ma sicuramente oggi c'è il procuratore. Ok, comunque ci serve più dentro che fuori. L'altro non lo so, perché non ho avuto modo di interagire, quindi non so che tipo sia... se uno che magari non vuole parlare, perché tanti ho visto che fanno fatica a parlare come se avessero paura o come se non avessero paura di niente, anche dell'ergastolo, sta cosa. Ok, detto questo, mi sa che le due parole che io ho detto all'inizio a sto ragazzo qua ha capito come l'antifono, infatti si è comportato come speravo si comportasse. Mi sa che già è stato pubblicato l'interrogatorio da Perez, ma non tutto. Perché dopo c'è tolto. Già l'hai visionato? Sì, perché c'è tolto altre cose, allora, che non c'ero. Ok, vabbè, io c'ho tutto. Forse dalla metà. Comunque c'ho tutto il fatto che ci ha fatto vedere il campo, soprattutto quello delle pistole. Abbiamo trovato. Se è vero che questo Curtis è lui quello che rifornisce di armi così letali, ragazzi, è lì altro che ergastolo. Due ergastoli, tre, anche quattro. Ma sarebbe quello che fa le double revolver? In teoria? In teoria dovrebbe essere quello che fa le double revolver. Sì, sì. Curtis, sappiamo anche dove è. Io, cioè, sta cosa ci manca. È caduto come, cioè, da una cosa è nata un'altra cosa. Cioè, io speravo che mi desse un nome, a chi riforniva, eccetera, eccetera, perché avevo dei sospetti su determinate persone, ma non posso dirlo. Invece ci ha fornito altre informazioni che mi servivano e che ci servivano. Chi fornisce questo tipo di armi? Ottima cosa. Speriamo sia vero, non penso che se lo sia inventato comunque, perché ci ha dato. Penso che era sincero. Poi. No, tutto sta
nel verificare nel verificare tutto. Se è vero quello di Curtis, per verificarlo possiamo appostarci sopra il 564. No, non avete capito. Se è vero quello di Curtis, io adesso avrò i miei informatori. Lomba, comunque mi dicono dalla regia ma io anche aprire un TikTok. Che? Per le informazioni. Sì, dicono di aprire meglio pure un TikTok per convalidare il tutto, diciamo. Va bene, qual è il problema, scusa? Se uno ci ha dato delle informazioni, perché dobbiamo... No, me l'aveva detto Agostino, per stare più sicuri. Callaway. Sì, capito. Per stare più... aspetta. No, se di là ci parlo per telefono. Cosa? Apriamo un TikTok, cioè chi lo apre sto TikTok? Aspetti, io devo ancora pubblicare. Aspetta. Guarda che possiamo anche aprirlo noi, basta solamente che mettiamo l'interrogatorio che... Sì, mi ci vuole tempo per pubblicarlo con l'interrogatorio, sì, ok? Cioè, tranquillo, poi lo apriamo noi. Esatto, lo facciamo noi. Perfetto, ok. Ma è tutto regolare, non c'è nulla, quindi... Sì, anzi. Cioè, almeno così, dovrebbero godere, gli angeletti, diciamo, esatto, sono consapevoli. Sì. No, vabbè, ok, perfetto. Comunque questa cosa non deve uscire, cioè rimanga sempre tra di noi anche la pubblicazione di quello che vedrete, ok? Vabbè. Detto questo, buon lavoro. Qualcosa da mangiare, andiamo a comprare. Devo andare a comprare. Ah, domanda al Bellevue, c'è il carico. Andiamo. Il carico, sì. Ok. Andiamo a registrare qua.